champagne, antipasto, in volo, film con Morgan Freeman e Jack Nicholson e Pupetto. Ciao Pupetto. Buon appetito. Voglio troppo farvi il nostro room tour da Los Angeles in Italia e notte, mentre qui è sera, stiamo per uscire. Comunque, questo è l'ingresso e si arriva in questo piccolo corridoio. Poi proseguiamo per questo corridoio, qui c'è la stanza comunicante ma è chiusa questa porta, e arriviamo in questo salottino, qui ci sono le scarpe di Pupetto. Arriviamo in questo salottino con la scrivania. E poi c'è un divanetto, uno specchio, lì c'è il minibar e la televisione da questa parte. E lì ci sono io. Ciao. E qui si entra in un altro lato della stanza, che in realtà è una suite. Qui c'è una porta, la lasciamo aperta. Da questa parte c'è il bagno, che come potete vedere è gigantesco, è veramente grande. C'è la doccia, che è molto grande, due lavandini, indispensabili, amo il fatto che ci siano due lavandini, e poi la vasca da bagno. Da notare che c'è la televisione anche in bagno, ne abbiamo quattro in totale nella stanza. E poi usciamo dal bagno e arriviamo nella stanza da letto vera e propria, lì c'era il salottino di prima. Questo è il letto. Adesso vi faccio vedere anche la vista. E qui Pupetto fa anche la rima. Altro specchio, patatone. Qui c'è l'armadio, altra TV, sarà la terza. Questa è la vista. Quella, dici? Ci sono un sacco di casette carine perché siamo a Beverly Hills. Quindi ci sono tutte queste casette piccoline, cioè grandi in realtà, ma si vedono piccoline da qua, con i violetti. E poi usciamo dalla stanza da letto e vi faccio vedere un'altra parte della casa. Lì c'era il salottino di prima con il bagno e poi qui c'è un altro salottino, non chiedetemi perché, questa stanza è enorme. E qui c'è la quarta televisione, lì c'era la terza, la quarta televisione, un po' troppe televisioni. E questo è quanto per la nostra, per il nostro tour della nostra suite. Patatone, andiamo a cena.
Buongiorno da questo paradiso Beverly Hills. Buongiorno pupetto. Siamo prestissimo e c'è solo gente che sta andando a meeting e a lavorare praticamente. Però noi non vediamo l'ora di andare in piscina. Siamo arrivati nell'hotel in cui ci ospita Too Faced e vi devo dire che è una figata. Non che l'altra stanza non fosse bella perché era una suite stupenda, ma questa forse è ancora meglio e voglio farvi il tour anche di questa. Altra cosa volevo dirvi, ho completato il montaggio del primo vlog di Los Angeles e lo caricherò, facciamo all'1 ora italiana, quindi alle 13 ora italiana, perché qui adesso è giorno ma da voi è notte, quindi alle 13 nuovo video! Quindi iniziamo il tour della nostra suite, questa è la porta d'ingresso ed entriamo in questo soggiorno, qui c'è un tavolino, scrivania con poltroncine e qui c'è tutta una zona relax con i divanetti e la Devo dire che Too Faced si è davvero superata perché adoriamo la nostra stanza. Poi entriamo nella zona notte, questa è la zona giorno ed è sono divise appunto da questa porta. Da questa parte c'è il letto, ma prima di farvi vedere il resto della stanza voglio farvi vedere il terrazzo. Questo in realtà è il primo con i tavolini. È una splendida vista su Newport Beach, siamo ad Orange County, circa un'ora da lì si vede tutta la baia e poi di là si vede l'Oceano Pacifico. Adesso ve lo faccio vedere dall'altro balcone. Questa è Newport Beach ed è stupendo, stupendo, stupendo stare qua. Questo è il terrazzo. Rientriamo in camera. E questa è la stanza in sé, questo è il letto, questo è pupetto. Questa è la stanza. Voglio farvi vedere l'altro balcone perché anche di qua c'è una vista stupenda. Eccoci qua e da qua potete vedere l'oceano e questo è l'Oceano Pacifico e questa è appunto la baia. Stupenda devo dire la vista. E poi continuiamo e vi faccio vedere l'altra parte della stanza. Da questa parte c'è una specie di corridoio e qui c'è una vanity, quindi un tavolino con mini bar. Io lo userò per truccarmi, c'è anche lo specchio che dovrebbe essere illegale. E poi da quest'altra parte lì c'è il bagno, qui invece c'è un armadio che è molto ampio devo dire, quasi una cabina armadio se lo apriamo, e invece da questa parte c'è il bagno e qui c'è il bagno. Molto bello lo stile di questo hotel devo dire. Qui c'è la vasca da bagno con gli accappatoi e poi da questa parte invece c'è la doccia. E questo è tutto per il room tour di questa suite meravigliosa, stupenda. E chi lo molla più questo posto? Io rimango qua. Cosa dici, pupetto? Restiamo qua? Ti licenzi? Wow! Ho anticipato un po' l'uscita del video ed è già online qui da noi. È 1:20, quindi di notte, quindi sto per andare a nanna. Tomas già dorme, per questo che parlo piano, ma io sto già mettendo cuoricino ai vostri commenti, quindi venite. Come vedrete dal titolo e dal video, il viaggio per me è stato piuttosto terribile, anzi è stato tremendo, ma fatemi sapere, spero vi piaccia comunque il video. Scusate se vi ho lasciato così tanto tempo senza un nuovo video, adesso sono qui e a mettervi i cuoricini come sempre, quindi venite a scrivermi sotto i commenti perché adesso ci sono e vi rispondo e vi adoro e un sacco di nuovi vlog in arrivo perché stiamo filmando tantissimo qua a Los Angeles, quindi spero siate contente che ho anticipato di un po' l'uscita del video, ma visto che sono ancora sveglia mi sono detta dai, mettiamolo subito online così riesco già a rispondere e a mettere cuoricino o qualche commento. E basta, niente, adesso per noi è buonanotte e per voi una buona giornata.
pancake a colazione. Buongiorno, con questa vista meravigliosa e lì c'è l'Oceano Pacifico. Verso l'aeroporto si torna a casa. Sì. Stiamo per partire da Parigi a Venezia. Siamo tornati a casa dai gattoni! E Garuden, che bravo Garuden, sei bellissimo! Che gattino bellissimo! E qui c'è anche Gatta Stellina. Sì, devo sempre fare il museo prima. Gatta Stellina. Che brava questa gatta scoitolina. Che bella la Gatta Stellina. Che bellissima Gatta Stellina. Vai papà, te snema! Dai! Vai papà! Che coglia è? Ok, vai! It's cold! It's cold! E bravo! Bravo pupetto! Ragazzi, scusatemi se sono sparita in questi giorni, ma tornati da Los Angeles ho talmente tante cose da fare che letteralmente non ho neanche il tempo tipo per pranzare. Cioè ieri tipo ho dormito 5 ore e ho pensato tutto il giorno al matrimonio, un sacco di cose da preparare, da programmare. Se riesco a parlare sono emozionatissima, mancano 4 giorni, adesso sono da Gora, stiamo facendo colpi di sole, taglio, piega eccetera, e poi facciamo anche le prove finali per la pettinatura. Io ero convinta di aver finito tutto, invece vi giuro, cioè ci sono talmente tante cose da fare ancora. Cioè in realtà ho praticamente finito, però ci sono tipo piccoli dettagli da decidere che comunque richiedono un sacco di tempo. Io letteralmente devo ancora modificare due video, editare due video. Devo ancora editare due video di Los Angeles perché ho filmato un sacco, ho fatto un nuovo tatuaggio che vi devo far vedere, ma calcolate, ancora non ho avuto il tempo materiale per editarli. Spero di riuscire domani perché stasera tornerò a casa tipo alle 11 penso, quindi. E meno male che ci sono gli stories che riesco ad aggiornarvi almeno un pochino, ma vi prometto che voglio assolutamente filmare un vlog il giorno prima del matrimonio per farvi sapere tutto, anche se non so poi quando lo manderò online. Comunque almeno riesco ad aggiornarvi un po', ma non sono sparita. Quindi vi aggiornerò con i vlog di Los Angeles, con il mio nuovo tatuaggio e con tutte le cose del matrimonio, che appunto mancano 4 giorni perché questo sabato ci sposiamo. Quindi sì, aspettatevi, prometto che non scompaio, ma in questi giorni è veramente un casino. Sei mio gattino rullo bianco? Sei mio gattino rullo bianco? Sì, mio gattino.
migliorino duro bianco. Sei duro bianco garu. Finalmente sto continuando il montaggio del secondo vlog di Los Angeles, perché penso ce ne saranno tre, e l'ho già iniziato ieri ma non sono riuscita a finirlo, però questo conto di mandarlo online oggi, e qui c'è la scena del tattoo. Un piccolo gattino tutto bianco. Sei pronto, caro Denver? Sei pronto, caro Denver? Manca pochissimo. Ciao ragazze, finalmente riesco a trovare 5 secondi per salutarvi, perché questi giorni sono stati veramente pienissimi di cose da fare, le ultime cose da organizzare, perché ormai siamo a meno uno, manca un giorno. Quindi volevo solo salutarvi, soprattutto ringraziarvi per tutti gli auguri che ci state mandando. Sono emozionatissima per domani, non so nemmeno se riuscirò a dormire, spero di aver organizzato tutto bene, le ultime cose abbiamo dovuto finirle oggi. Oggi volevo filmare un video tipo il vlog prima del matrimonio, ma non ci sono riuscita, ho dovuto fare ancora veramente tantissime cose. Ancora non ho finito, quindi sono super super emozionata, ma anche super super indaffarata. Quindi ora continuo con gli ultimi preparativi, le ultime cosine, ma siamo già prontissimi in realtà. Vi mando un bacio enorme, vi prometto che ho tanti video in arrivo, ma datemi solo questi giorni e dopodiché ritorno attiva, promesso. Vi mando un bacio gigantissimissimissimo, non vedo l'ora che arrivi domani e poi non vedo l'ora che anche voi siate partecipi di tutta la giornata con i video che caricherò, quindi mega bacio, vi voglio bene. E grazie, grazie, grazie per tutti i messaggi. Ciao ragazzi, mamma mia, sono ancora emozionata veramente. Da sabato è stata veramente la giornata più bella del mondo per me, cioè è stato bellissimo. So che sono un po' sparita da stories e vi chiedo scusa. In realtà devo ancora riprendermi e assimilare tutto quello che è successo, ma è bellissimo, quindi perdonatemi se sono un po' sparita. Da oggi si ricomincia con i video, domani conto di fare un video in cui chiacchierò con voi, così vi racconto un po' le mie emozioni, vi racconto com'è stata quella giornata, vi racconto tutto, perché poi per il video del matrimonio in sé ci sarà un po' da aspettare. Quindi promesso promesso, nuovo video oggi, nuovo video domani, e io vi voglio tanto bene e vi bacio. Ed è finalmente online il nuovo video, e questo è l'ultimo video di Los Angeles, e ho già messo cuoricini a tutti i vostri commenti, quindi venitemi a scrivere adesso perché sto leggendo tutto e commentando i vostri commenti. Grazie per tutti i bellissimi commenti che mi state lasciando, siete dolcissime davvero. E la prima live da sposata è già online, per chi se la fosse persa è online e rimane online, quindi potete venire a vederla, e io sono già qui che ho lasciato cuoricino a tutti, quindi se volete scrivermi qualcosa venite adesso sotto l'ultima live.
e sono con il mio pupetto a cena, marito pupetto, alle Botti. E qui è dove tutto è iniziato, dove siamo venuti a cena nella nostra prima uscita il 26 agosto 2015. Sei mio carino Ruro Bianco? Sei Ruro Bianco? Sì, tutto bianco, un poco arancione, tutto bianco e un poco arancione. Pizza! Al montaggio del video tutorial del trucco del matrimonio. Gatto Denver, in realtà voleva dirvi che anche oggi c'è un nuovo video in arrivo. Sto completando le ultime cose, quindi oggi non andrà online così tardi, perché di solito li carico sempre tardissimo. Quindi diciamo che 4:30 sarà online. E il video è finalmente online! Finalmente online! Prima del solito oggi, perché alle 4 non sono abituata. Ed è la Acqua XL Challenge. Hanno osato sfidarmi, vedete il video per capire di che cosa si tratta. E io mi sto mettendo adesso... E io mi sto mettendo adesso, in questo momento, a rispondere ai vostri commenti, ai vostri messaggi, quindi venite a scrivermi perché vi metto tutti cuoricino. Ok, credo di aver messo cuoricini a tutti, tipo, quindi vi ringrazio dei bellissimi commenti e li ho letti tutti, li sto leggendo tutti, dal primo all'ultimo, guardate, ho messo cuoricino a tutti. Pizza fatta in casa! Neve? Al montaggio del video sulle 10 cose che avrei tanto voluto sapere prima di sposarmi. E qui c'è qualcuno che vi saluta. Un patatone goloso. Patatone? Buoni? Un patatone. Vergognati. Trappola per gatti molto efficace. Sono le buste della spesa. Vero, caro Denver? To. Denver? Oh! Ma tu non ci vuoi entrare come la gata? Audrey ha fatto cambio da una borsa ed è passata all'altra. Così, tanto per provarle entrambe. Sì, amore mio. Gata? Lei si sente tipo predatrice. Che brava. Che brava! L'anteprima è pronta, sarà questa, e tra un po' mi metto a caricare il video.
E il video è finalmente online, le 10 cose che avrei voluto sapere prima di sposarmi, e sto cercando di mettere cuoricino a tutti, ma siete troppi, guardate che roba, e non ho ancora finito! E il video è finalmente online! Fatemi sapere se vi piace, perché secondo me è una bella idea fare questo tipo di video. Io, come al solito, ho già messo cuoricino tipo a tutti i vostri commenti, quindi venitemi a scrivere perché sono qua che leggo. My desk is the PAC system from IKEA and this is 93 inches, so that's the tallest. Mi sto preparando a filmare un video assurdo, mi dite. Sei impazzita! Protagonisti saranno i rossetti. Chissà se indovinate. Piena registrazione del video. Siamo a questo punto. Aiuto. Al montaggio del video, qui potete già avere una buona idea, se conoscete questo tipo di video, di che cosa si tratta. Sarà online questa sera, quindi preparatevi. So che lo state aspettando, sono un po' in ritardo, ma il video sta per arrivare. Sto ultimando l'anteprima, che sarà questa più o meno, e dopodiché sarà online. Come al solito sto mettendo cuoricino a tutti i vostri commenti, quindi anche oggi venite a scrivermi sotto il video perché sto leggendo e rispondendo a tutti. Spero si vedano tutti i miei cuoricini. Mi sto truccando e mi sento osservata. Cado Denver! Cioè, lui sta così e mi guarda ogni giorno quando mi trucco. Che bravo, Garone, per come stai seduto. Sì, sei bravissimo! E il video è online e io, come al solito, sono già qua che leggo tutti i vostri commenti e metto cuoricino, guardate che roba. Sto cercando di mettere cuoricino a tutti praticamente, spero che si veda, spero che lo notiate perché sono sempre molto presente. Pizza fatta in casa, gnam. Pizza con il prosciutto crudo di Parma, gnam. Ciao gatto Denver, ciao patatone, gnam. Gnam. La polizia si avvale degli psicologi per risolvere un motivo. Nuovo acquisto Chanel, lo vedrete nel prossimo video haul. Devo ancora registrarvi le cose che ho preso a Los Angeles, quindi raggrupperò tutto quanto e scoprirete anche questa bellezza. Ciao Denver, il mio ballerino duro bianco, sei bellissimo, sì, sei bellissimo. Oh. Al montaggio di un nuovo vlog finalmente e vi racconto tutte le novità, un sacco di cose da dirvi, sarò online questa sera. Gatto Denver ci tiene a dirvi che anche lui è qui, che mi dà una mano al montaggio. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, gatto Denver, che mi distrai ogni 2 secondi? Non bisogna dimenticarsi della gatta Stellina. Vero, gatta scoiattolina? Che brava la mia gatta Stellina, questo è il suo posto, già la conca. Che brava questa gatta Stellina. Che brava. Montaggio del vlog quasi finito e nuova faccia strana. Trappola per gatti. Volete cacciare un gatto? Mettete una scatola vuota e voilà! Ah, ha vinto Audrey. Mi dispiace gatto Denver, la gatta ha vinto. È sua. Il video è finalmente online! Stanno per spuntare i primi commenti. Eccomi qua! Sì!
sto mettendo cuoricini, cuoricini. Fatemi sapere che cosa ne dite del video, ragazzi, sono nei commenti, scrivetemi. Ragazzi, siamo nel paradiso delle caramelle! C'è anche patatone! Caramelle ovunque! Wow! Qualcuno si è lievemente ustionato. Patatone. Oh, però hai degli occhi bellissimi, sai? Un patatino. Un patatino, tutto rosso. Al montaggio del video haul di Los Angeles. In treno.